Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. In questo video vi voglio raccontare della giornata di oggi perché oggi per me è una giornata ricca di emozioni perché dopo tanto tempo ho ripreso ad allenarmi. Sono stata ferma per 7 mesi a causa di un problemino di salute, però nulla di grave si è risolto e mo sono tornata più in forma di prima. Non direi proprio in forma, dato che ho perso parecchia scioltezza che avevo prima e non sono più in grado di fare le spaccate come le facevo una volta, però piano piano voglio recuperare. Domani non mi alleno perché ho le gambe che mi fanno male, però è giusto che si faccia poco alla volta perché è difficile riprendere, però piano piano poi prendi la mano e ti abitui. Io avrei voluto allenarmi già prima delle 10, però purtroppo sono stata impegnata con una cosa che non sto a dirvi qua sopra per questione di riservatezza, quindi non ho potuto prima delle 10, anzi, mi sembra che erano le 10 e mezza che ho iniziato a fare ginnastica. Ho fatto 3 giri di corsa, poi uno che ho camminato, perché dovevo riprendere fiato e poi ho iniziato a fare ginnastica, però non ginnastica ritmica, ginnastica più tipo elementare, cioè quella che si fa nelle scuole comuni, cioè quelle che tutti conoscono. E proprio mentre stavo facendo, è passata la pazza, come la chiamo io. Praticamente una signora che fa parte di una società di ginnastica ritmica. Non vi sto a dire il nome perché non si può, per questione sempre di riservatezza, che praticamente questa signora in passato mi ha praticamente umiliata e diciamo che io ci sono stata male per un po' per quelle cose che lei mi ha detto e fatto. Comunque, non mi voglio dilungare più di tanto, quindi se volete sapere di più di quell'episodio, lo potrete trovare nei video, come si chiama? Ginnastica ritmica, in cui vi parlo della mia attività, o forse, sta nell'altro video. Ginnastica ritmica e impressioni personali. Forse è più quest'altro video che non il primo, perché nel secondo parlo di tutte le cose negative, quindi vi dico le mie impressioni, questo e quest'altro, e forse vi racconterò che cosa mi ha fatto questa signora. Questa è anche un'altra più giovane. Dunque, io mi stavo ad allenare. Lì, per chi non conosce il posto, praticamente ci sta una palestra intorno. Però fuori si allenano gli atleti, diciamo che non appartengono a quella palestra, e dentro gli atleti della palestra. Praticamente ci sono pure delle sbarre che parecchi atleti usano, tipo per metterci i piedi, le gambe, per fare allungamento. Io mi stavo allenando proprio alle sbarre, stavo facendo allungamento pure io. Cioè, sembra assurdo che una ragazza che l'anno scorso faceva le ruote, le rovesciate, le spaccate, mo si trova a fare cose che fanno gli atleti che lo fanno, diciamo così. Però purtroppo devo riprendere piano piano, lo sapete. Siccome lì praticamente è tutto un vetro, io, anche se stavo di spalle, vedevo dietro e ho visto arrivare questa signora con il cane. E praticamente, appena questa qua mi ha visto, io non so che cosa le abbia dato fastidio, ma il suo sguardo è cambiato proprio uno sguardo di odio. Io non so perché lei ce l'abbia così tanto con me, però uno sguardo proprio di odio, ragazzi. Cioè, io l'ho visto proprio il suo sguardo proprio cambiare appena mi ha visto. Poi il suo cane, come se non bastasse, mi ha pure ringhiato contro. Sì, ragazzi, avete sentito bene. Il cane della signora mi ha ringhiato contro e la signora ovviamente gli ha detto qualcosa del tipo di stare fermo, cioè al cane ovviamente.
Però dico io una cosa, dico io una cosa, tu signora, che sai che il tuo cane è così, che ringhia contro le persone, mi sta pure bene. Però questo cane, spesse volte io l'ho visto, senza guinzaglio. E se questo cane dovesse far qualcosa a me, magari ci posso passare sopra. Perché ce l'ho pure io un cane che a volte mi morde per gioco. Però se fa qualcosa di grave, tra virgolette, a qualche altra persona, tu ci puoi pure passare i guai, perché il cane è tuo e lo devi saper educare tu. E quindi mi ha ringhiato contro e io sinceramente sono entrata nel panico, perché per chi non lo sapesse, io per 20 anni della mia vita, anzi no, non per 20 anni, per di meno, diciamo 17 anni, 18 anni della mia vita, ho avuto paura dei cani, perché quando avevo 3 anni, un cane, per rincorrere a dei bambini, mi si era attorcigliato con la catena di ferro alla gamba e mi ha fatto un male cane. E da allora ho avuto paura dei cani, quando invece avrei dovuto paura, aver paura tutt'al più dei pezzi di ferro, delle catene. Non dei cani, perché il cane che c'entra, mica mi aveva morso, non mi aveva morso quel cane. Però correndo di 3 bambini, fatto il giro, mi ha stretto la gamba, che è un male allucinante, proprio non ve lo posso raccontare per troppo il dolore. Poi mi è uscito il sangue e per tipo 1 o 2 anni c'avevo lì la cicatrice. Per fortuna che poi se n'è andata, perché io muoio, ritrovarmi a 26 anni con ancora quella cicatrice, proprio non ci stavo. Per fortuna che poi con la crescita mo non si vede più, per fortuna. Però io ho avuto paura. Infatti poi mi sono messa a piangere, perché ovviamente avevo 3 anni, i bambini cosa fanno quando sentono il dolore? Piangono. E da allora io ho avuto paura dei cani. Questo fino a 20 anni, 21, perché poi è successo che la mia famiglia voleva tanto un cane. Io però no, perché ero contraria, perché avevo paura dei cani, giustamente, però loro lo volevano, io ero la minorenza, quindi alla fine hanno preso un cane e alla fine mi sono abituata al cane, mi è passata piano piano la paura, però non è stato semplice, perché un trauma del genere quando c'hai soltanto 3 anni, tipo lascia il segno tutta la vita, che poi ogni volta che io scappavo dai cani, tutti i padroni mi dicevano: no, no, questo cane è buono, buono, non ti fa niente. E ogni volta i miei genitori o i miei nonni, tutti quanti, dovevano stare a spiegare cosa mi era successo a 3 anni. Cioè, questo addirittura fino a quando ho avuto paura dei cani, quindi fino a 20-21 anni, uno sta a raccontare: ma sa, questa ragazza quando aveva 3 anni è successo questo, questo e quest'altro. Ma veramente un trauma che io credevo di portarmi dietro tutta la vita, però per fortuna mi è passata la paura proprio grazie al mio cane. Infatti conto presto di fare un video anche con lei. Sì, dico lei perché è una femmina. Ma adesso dorme, quindi lasciamola dormire. Però, il fatto che io non abbia più paura dei cani non significa che se c'è un cane che mi ringhia contro, io non ho paura, assolutamente no. Sarei pazza. Quindi è chiaro che io sono entrata nel panico. E giustamente i miei genitori, che stavano dall'altra parte del palazzetto, io gli ho fatto segno così con la mano, fatto così, come dire, venite. Dopodiché sono venuti loro, mi sono stati vicino, perché io comunque avevo paura, cioè paura dello sguardo infuocato della signora, perché ho detto: questa qua, ma se non è oggi, è domani, ma qualcosa mi deve dire, perché l'ha già fatta altre volte. Mi sta dando, cominciando a dare fastidio veramente. Poi il suo cane, che non sempre viene attaccato al guinzaglio, e io giustamente sembra un cane che io non conosco, e se io non lo conosco, non so se il suo ringhiare era un ringhiare tipo: facciamo amicizia, vuoi giocare con me? Oppure era un suo ringhiare tipo: ti voglio mordere, ti voglio sbranare. Io non lo so perché non lo conosco, quindi ho avuto paura. Infatti voglio trovare una soluzione per le prossime volte, perché se questo cane continua a non stare attaccato al guinzaglio,
perlomeno, diciamo, la maggior parte delle volte non l'ho visto che stava al guinzaglio. Stamattina dico la verità, non ci ho fatto caso, però anche altre volte sono presentati con questo cane, però non stava al guinzaglio e ringhiava lo stesso. E io avevo paura, giustamente perché non lo conoscevo. Poi non è che queste persone hanno il buon senso di dire, tipo, come fanno di solito persone civili, no? Dire, ma no, questo cane ringhia per questo motivo qua, eh. Oppure ti dicono, meglio che gli stai lontano perché questo cane è un cane cattivo, ringhia ma ti vuole sbranare. Cioè loro proprio non ti dicono niente. Cioè tu ti ritrovi questo cane che ringhia e non sai cosa vuole. E giustamente io, non conoscendo la situazione, c'ho paura. Ma per le volte dopo vorrei trovare una soluzione per non aver paura. Cioè io voglio continuare ad allenarmi, però senza pericolo che questo cane mi può sbranare. Perché arrivato a questo punto tutto potrebbe fare. Però dico una cosa, ci può stare anche il fatto che la signora in questione dice, ha detto al cane di starsi fermo, pure io farei la stessa cosa se il mio cane facesse una cosa del genere in giro. Cioè questo cane però vi dico subito che non è un cane che ringhia, però appena vede le persone va che li deve saltare addosso. Anche in quel caso non va bene perché le persone non sanno questo cane se che cosa può arrivare a fare, appunto, quindi non lo sanno. Però il fatto che tu vedi che il tuo cane ringhia non te lo portare, che ne so, lì che ci stanno gli atleti che devono allenarsi, che non possono star a pensare, oddio, mo questo mi sbrana, oppure non te lo portare, semplice. Che poi non ho mai visto le persone, cioè gli allenatori che si portano il loro animale in palestra. Perché mettiamo caso che ci sta una delle ginnaste che è allergica. Oppure mettiamo caso che ci sta una delle ginnaste che c'ha paura come potevo essere io anni fa. Cioè alla fine tu che fai? Ti porti un animale? Purtroppo gli animali sì, sono belli, carini, belli. Poi quel cane, al di là del suo carattere, ma è un amore, bello, pelo bianco, peloso, bello. Mi piace la razza, devo dire la verità. Però, giustamente, purtroppo gli animali non piacciono a tutti. C'è gente che è allergica, c'è gente che ha paura, quindi tu te lo porti in palestra e magari non sai se ci può essere qualcuno allergico. Mettiamo che qualcuno poi si sente male, ma io non voglio sta giudicare quello che fa questa signora. Però giustamente, se tu sai che il tuo cane è così, almeno tienilo al guinzaglio. Quindi, per oggi è tutto. Intendo che ho finito, diciamo, di allenarmi per oggi. Domani non mi alleno perché, come vi ho già detto, c'ho un problemino alle gambe. Spero di riprendere ad allenarmi venerdì. Spero che venerdì non entro di nuovo nel panico, perché se ci sta quel cane e mi comincia a ringhiare di nuovo contro, penso che entrerò nel panico, come sono fatta e conoscendomi, entrerò sicuramente nel panico. Ma io spero anche che il buon senso di certe persone deve dire che quel cane, anche se è piccolo, comunque comunque, le persone esterne da quell'ambiente non lo conoscono, quindi, così come io ho avuto paura perché non conosco la situazione, ci può stare un bambino che sta lì, mettiamo per caso, perché vuole giocare, che ne so, a palla, e c'ha paura perché casomai non conosce quel cane. Ci può stare una persona anziana che c'ha paura perché non conosce quel cane. Quindi, in questo caso, la colpa io non lo do agli animali, ma ai padroni, perché, cioè, se il mio cane facesse una cosa del genere, se il mio cane facesse una cosa del genere, io non lo porterei con me in palestra, sapendo che ci sono anche altre persone che non appartengono a quella palestra e che comunque, non conoscendo il mio cane, non sanno se è un cane affidabile o meno.
Ma soprattutto se il mio cane facesse una cosa del genere, io mai e poi mai, neanche per mezzo secondo lo sceglierei dal guinzaglio. Per lo stesso motivo. Questo non era un video di sfogo, era soltanto per raccontarvi, diciamo, la giornata di oggi, che sì, non è stata delle migliori, però alla fine sono felice perché finalmente posso riprendere ad allenarmi. Spero di riprendere presto, intendo venerdì di nuovo con altri allenamenti. Spero che non ci sia quel cane. E quindi per oggi è tutto. A presto, ragazzi.